Ci troviamo all'interno dei locali del Circolo di Cultura, dove in questi giorni si terrà una mostra particolare. Non sono dei dipinti, non sono quindi delle sculture, ma in ogni caso sono delle opere. Delle opere in ferro. Si chiama il ferro la pazienza e la memoria, perché lavorare il ferro, Franco, ci vuole pazienza. Tanta. Sono delle opere appunto in ferro che ripercorrono un excursus storico di cui Franco Marciante, che è l'ideatore non solo della mostra ma anche di alcune opere, ci racconterà. Franco, intanto come nasce questa originale, diciamo, e inusuale mostra di queste opere? Molto semplice, nasce per rendere omaggio a mio papà, che fra un paio di mesi è alle 96 primavere e che purtroppo non è presente per ovvie ragioni, e che è sempre stato suo desiderio mostrare queste opere, non tenerle nel salotto come ha fatto fino adesso, ma farle vedere un po' alle persone, perché credo valga veramente la pena. Tutto questo comunque, cioè tutte queste opere di mio papà, rappresentano, per così dire, sono espressioni di una costola della sua attività artigianale che ha esercitato sin dalla fine degli anni 30. Erano tempi in cui bisognava andare a lavorare sin da ragazzi. Sto parlando della fine degli anni 30 perché mio papà è del 27, quindi rendetevi conto dell'età che poteva avere. E ha sempre svolto questa attività di fabbro in quel di Caltabellotta. Piano piano poi, dicevo, esprime con queste sue opere quello che sente dentro, e piano piano, insomma, ci sono opere che riguardano Caltabellotta, ci sono opere che riguardano Firenze, perché mio papà andava a fare la stagione lavorativa anche a Firenze, è innamorato di Firenze come lo sono anch'io. Vedevo sempre più queste opere, come dire, arrugginirsi, sporcarsi, eccetera. È scattato qualcosa nella mia mente che mi ha portato a revisionarle, cioè a dire a restaurarle con una pulizia molto accurata. Arrivato a un certo punto però, alla fine di tutto questo, è scattato dentro di me qualcosa che mi ha detto: e se provassi io a fare qualcosa? E ho messo due pezzi di ferro, uno accanto all'altro. Ho visto questa immagine di questo castello, e da lì è nato poi tutto il resto. Queste sono le tue opere, quelle che vediamo alle nostre spalle. Sì. C'è un riferimento anche nostalgico alla nostra città. Non riproduce fedelmente, esattamente, dal punto di vista dell'edificio, la stazione di Sciacca, però è simbolica, diciamo pure così, no?